Ah, finalmente! Tieni gli occhi aperti, eh? Non è una novità. Orazio Coclite fa sempre così prima della battaglia. Impartisce gli ordini, poi si sdraia a terra e chiude subito gli occhi. Guardalo! Anzi, ne chiude uno solo, perché è guercio. E quando è che bisogna svegliarlo? Dunque, quando la cavalleria dei barbari si muove, solleva un gran polverone laggiù all'orizzonte. Se gli Etruschi hanno bisogno di aiuto, il polverone si sposta da destra a sinistra e il nostro comandante può continuare a russare tranquillamente. Se invece non ne hanno bisogno, il polverone si sposterà verso di noi. Verranno ad attaccare il ponte per tentare di invadere Roma. Non credo che ce la faremo a difenderlo, siamo in pochi. Vengono verso di noi. Ci siamo, guarda. Ho già visto. Ai vostri posti! Non c'è tempo da perdere. Ascoltatemi bene. Proteggetevi con gli scudi e fate in modo che i nemici consumino inutilmente i loro giavellotti. Un romano può morire da eroe solo se ha il tempo di battersi. Ma se si fa ammazzare al primo colpo è solo un cretino. Riparati la fronte tu. Ricordatevi gli ordini. In caso di pericolo distruggeremo il ponte. Il segnale. Ai posti.
laggiù. E non indietreggiate. Decurione, la tua tunica è più sporca della tua faccia. Non puoi dire che ti sia mancata l'acqua. In questi casi si muore puliti. Se lo ammazzi tu si offende. Coclite, mi fai l'onore? Con piacere, barbaro! Via! Sei morto! Thank you.
cavalli al fiume! Ho eseguito i tuoi ordini, Forsenna. Ma non siamo passati. Hanno distrutto il ponte. Non importa, la vittoria è completa. Come completa? La vera vittoria è lo sterminio dei propri nemici. La tua vittoria, Stravos. La mia è la pace. Drusco, tu che sei nostro alleato, di come la pensi? E anche tu, Rasnal, che sei il nostro vice comandante. Su via, parlate. No, dobbiamo solo obbedire. Guardate. Bel mucchio di schiavi. Se c'è qualche musico, lo prendo io. Forsenna li rimanda tutti a Roma. Tutti? Anche gli uomini validi. Quelli che possono riarmarsi contro di noi. Se lo avessi saputo, non ti avrei seguito. È una cosa insensata. È un mio ordine. La Confederazione Etrusca non vuole distruggere Roma. Vogliamo solo piegarla all'obbedienza dei Tarquini, nostri amici, e garantirci così una pace duratura. Sarà Roma stessa a dovercela chiedere. Quali migliori ambasciatori possiamo inviare dei loro soldati vinti e avviliti? E allora, già che sei tanto generoso, perché non rimandi a Roma anche quello là assieme agli altri? Un console prigioniero è un'altra cosa. Serve per negoziare. È indegno trattarlo così. Eppure quel console era tuo amico, no? Sì. Ma devo piegare il loro orgoglio. I prigionieri riferiranno le umiliazioni subite. La politica a volte ha ingrate esigenze. Forsenna! Mi accordi questo favore? Hai il mio consenso. Grazie. Grazie anche a te, Rasnal. Ascoltami bene, Drusco. Sei un soldato generoso e meriti la mia indulgenza. Ma un'altra volta aspetta il mio ordine. Certamente. Io però avevo letto nel tuo pensiero. L'ordine l'avevi già dato. Hai la risposta pronta. Esagerando potresti infastidirmi. Cercherò di non farlo. Cercherò di crederti. Umiliazione insopportabile. Perché non continuiamo a combattere? Tu, Lucio, sei di quelli che intendono battersi ad oltranza, ma con la pelle degli altri. Guarda. Guarda cosa rimane del nostro esercito. La tregua oggi è necessaria. No, questo sarebbe il disonore. Sarebbe una cosa vergognosa. Non perché ci arrendessimo, sono morti tanti dei nostri. Noi dobbiamo batterci. Batterci fino in mezzo alle strade, fino dentro le nostre case, se fosse necessario. Sì, ragionevole, Clelia. Dobbiamo riorganizzarci se vogliamo vincere. Ma quali sono le condizioni della tregua? Non siamo in condizioni di rifiutarle, e tantomeno di discuterle. Prima di tutto, dobbiamo decidere la tregua. Qual è la volontà degli dèi? Che cosa predicono gli oracoli? Questo è un segno propizio. Quest'altro è un segno nefasto. Dovete decidervi, signori. Dovete decidervi. Forsenna, i tuoi indovini di servizio non sono ancora d'accordo. I corvi continuano a svolazzare lassù senza farsi capire. Può darsi che sia importante la loro opinione, ma per me è superflua. Avresti già dovuto accordare la tregua. Può darsi che Forsenna si sia reso conto che sarebbe un grave errore sospendere le ostilità. È del resto l'opinione di tutti. Anche la tua, Rasnal. Sei tu che decidi. Tu solo.
Abbiamo catturato questo romano. Dice di essere venuto per ucciderti. Davvero? E perché? Perché si compia il destino di Roma. Altri 300 romani hanno giurato di ucciderti. E se occorre ci sacrificheremo tutti. Fino all'ultimo. Dammi. Nessuno faccia un solo gesto senza mio ordine. Lasciatelo voi due. Roma, invece di mandare guerrieri, manda assassini. Se la tua vocazione è questa, compila. Che aspetti? Questa è la mano che non ha saputo ucciderti. Assurdo. Ma stupendo. Tu conosci Porsenna, la profezia che predice 10 secoli di potenza all'Etruria. Adesso comincia la nostra era. Giustiziatelo. No. Medicatelo piuttosto. Dategli vino di papavero. Soffrirà di meno. Accordo la tregua. Devo dirti una cosa. Hai paura. Nel tuo campo, circondato dai tuoi soldati, hai paura di 300 assassini rintanati a Roma. La Grecia non si è dissanguata perché tu cedi alle minacce di un povero pazzo. Roma è una nazione giovane, capace di eroismi assurdi, ma stupendi. Non si può distruggerla. Dobbiamo rendercela amica. Di voi etruschi, naturalmente. Io torno in Grecia. No, devi aspettare i miei ordini. Vai a Roma e prendi tutto l'oro che vuoi. Come vedi, io pago. Drusco. Con la tua cavalleria scorterai Rasnal, a cui do potere di trattare la tregua. Prima condizione, gli ostaggi. Ordinate che diano i segnali. Oh, finalmente vedrò Roma. Qualcuno dice che tu ci sei già stata. Può darsi, ma preferisco che non ne parlino. Nemmeno tu. Publicola. Sei console di Roma. In considerazione delle tue ferite e della dignità del tuo incarico, ho fatto preparare un cavallo per te. Anche i miei uomini sono feriti e vanno a piedi. La mia dignità l'hai calpestata. Vado a piedi anch'io. Io ti sto parlando in nome della nostra antica amicizia. La guerra che tu ci hai imposto ha ucciso tutto. Anche la nostra amicizia. Anche il tuo amore per Lucilla. È salva? Sì. Però ha sofferto molto. Per vostra colpa. Quando la vedrai, dille che... No, la pace non è conclusa. Addio. Riprendete la vostra roba. Non voglio nulla di quello che mi avete regalato. Nulla. Adesso sei libera. Sì, lo so. Perché i miei hanno vinto. Liberandomi dalla prigione mi avete restituito tutto. Anche i miei sandali a borchie d'oro. È vero. Ecco fatto.
preferisco ferirmi i piedi. Se questa tunica mi venisse da voi, me ne andrei nuda per non dovervi nulla. Lucilla, ti prego, ti hanno trattata in quel modo vergognoso perché sei nipote di Tarquinio e parente di Porsenna. E quando scoppia una rivoluzione, la plebe non si controlla. Lo sai, te ne prego, sii generosa, dimentica tutto. No, mai. Deploro la debolezza dei miei che vi risparmiano invece di distruggervi. Preferirei morire piuttosto che veder Roma risorgere. Coclite! Stai rappezzando il tuo ponte? Appunto. Ti avevo preparato un bel trabocchetto, ma il tuo cavallo è riuscito ad evitarlo. Ah, sì? Con questa tregua ora non ho più speranza di rifarmi. E perché? Non si sa mai. Una seconda volta non ti salveresti. Speraci! Publicola. Console di Roma, console della disfatta. Sei ferito? Non lo vedi? Anch'io sono stata ferita, ma in modo diverso. Tu onorevolmente combattendo, io vergognosamente in catene. Non abbiamo più nulla da dirci. Dimenticami. Avanti voi. Non è male questo posto. Case di pietra, strade larghe, belle piazze. Meraviglioso davvero. Ehi, guarda come sono seri quelli. Sembrano attori greci. Attenzione, parla il coro. Console Publicola, onore a te. Il Senato e il popolo di Roma sono fieri di te. Li senti? Niente onori, Bruto. Noi siamo i consoli della disfatta. Le bilance sono truccate. No, vi sbagliate. Sono greche. E da quando i vinti si permettono di discutere? Tu non hai il diritto. Me lo prendo. Questi sarebbero gli ostaggi? Questi sono i nomi più illustri di Roma. I patrizi più facoltosi. Me l'aspettavo. Fanno il solito gioco. Ci penso io. Frugo casa per casa con i miei soldati e ti assicuro che scoverò gli uomini validi. Sarebbero troppo ingenui questi romani se si fossero nascosti nelle loro case. E allora? Penso che dovremo andarli a scovare nelle campagne qui intorno, nei boschi o in qualche caverna. Che? Un cavaliere armato. Aspetta. Oh!
Chi sei? Una donna. Questo lo si vede. E poi? Una romana che vuole cacciare i barbari dalla sua città. Dammi le mani. Muoviti! Corazza, elmo, spada. Sei ridicola. Tu non le puoi capire queste cose. Dove andavi? Qui vicino. Dove andavi? Qui vicino. Allora vai pure qui vicino. Non da sola, però. Monta pure a cavallo. Uno, due, là. La troverà da sé la strada. Via! Che strani tipi questi romani. Gli uomini recitano tragedie e le donne farse. Siete mie prigioniere. Chi le comanda? Non vuoi rispondere. A quanto pare hai l'espressione più arcigna di tutte, dunque il capo devi essere tu. Sì, sono io. Poiché non abbiamo combattuto, non hai diritto di disarmarci. Ah, giusto, giusto. Su, seguitemi. Non vi farò alcun male. Qual è il tuo nome? Clelia. Clelia. Che significa nella vostra lingua? Lupa, leonessa, tigre. Idiota significa, perché mi sono fatta prendere. E il tuo nome qual è? Un nome lungo. Guerriero indulgente verso fanciulle che giocano con le armi. Non c'è un diminutivo nella tua lingua? Drusco. Drusco? Ne hai sentito parlare? Sì. E come? Né bene né male. Dicono che mangi i vermi crudi. Ah, sì, sì, è vero, mangio i vermi... Che schifo, però. Può darsi, sì. Tutti qui? Sì, purtroppo. In queste ultime battaglie abbiamo perduto tutti gli uomini validi. E tu cosa rispondi? Ti ha già risposto Bruto. Non vuoi mentire, vero? Ma io le conosco le vostre astuzie. Non partirò da Roma senza gli ostaggi pattuiti. Rasnal! Guarda! Che scherzo è questo? Che mi porti? Delle donne? No, prego. Delle nobili fanciulle che giocano alla guerra. È tutto quello che hai trovato? Le ho sorprese con le armi in pugno. Non hanno rispettato i patti. Le armi dovevano consegnarle. Cosa facciamo allora? Io direi di sculacciarle e rimandarle a casa. Tante donne in gamba e nessun uomo valido. Davvero? Non si trovano ostaggi. Ebbene, giacché Roma non può fornirci uomini, porteremo via le donne. Aspettate, faremo un censimento. Li troveremo, vi garantisco che riusciremo a trovarli. Troppo tardi. Le donne non si prendono come ostaggi. Queste non sono donne, sono soldati. Le abbiamo trovate con le armi in pugno? No! Non possiamo accettare. Siete strani voi altri. Sacrifichereste i vostri figli all'orgoglio di Roma. Ma quando si tratta delle vostre donne, è un'altra cosa, eh? E se rifiutassimo? Riprenderebbe subito la guerra. Rasnal, puoi promettere che saranno trattate bene e rispettate? Sì, impegno la mia parola. Il destino di Roma è in mano vostra. Avanti, ragazze, consegnate le vostre armi. Dammi la tua spada. Alla fine della guerra poi te la restituirò. Thank you.
Riassumo le condizioni di ostaggio. Ribellione, detenzione di armi, tentata evasione, la morte. Da parte nostra, vi garantiamo assoluto rispetto e protezione. E smettetela di fare quel muso, andiamo, tutto finirà per aggiustarsi, vedrete. In marcia! Hai fiducia in noi. E in me? Sei molto sicuro del fatto tuo? Io? No. Che ne farai ora di noi? Ancora non lo so. Non mi sembri un tipo pericoloso. Ti sbagli invece. Sono crudele, feroce. Mangio tenere fanciulle dopo averle strozzate. Non mi credi? Mi riesce difficile. Non piangete, fierissimi quiriti. Il vostro oro non lo riavrete più, ma le vostre fanciulle un giorno torneranno. In quale stato, però, non saprei garantire. Ehi! Che c'è? Gli ostaggi! Sono arrivati gli ostaggi! Sono arrivati gli ostaggi! Sono tutte donne. Molto carine. Niente male, eh? Su, andiamo all'incontro! Accomodatevi, là in fondo. Drusco! Eh? Torna qui! Perché? Ci hai promesso protezione. Credevo non ne aveste bisogno. Penso sia necessario. Che pauroso. Non sembrereste guerriere. Ci vuoi umiliare, vero? Vuoi costringerci a chiedere aiuto? Sei falso, ipocrita. Bene, bene, vedo che cominci a conoscermi. Questo mi fa piacere. Scostatevi! Largo! Lasciateci passare! Indietro, indietro! Largo, ho detto! Fate posto! Drusco, conduci gli ostaggi nel recinto fortificato. Li affido alla tua sorveglianza. Sorveglianza e protezione saranno compito mio. La guardia. Lucilla, la scorta ti attende.
Fai presto, non sarebbe prudente viaggiare di notte. No, ho cambiato idea. Non parto. Non puoi restare qui. Voglio assistere alla rovina di Roma. C'è la tregua, lo sai. Conosco questi romani. Ti tradiranno. Dovrei schiacciarli come serpi. Rimango per vedere questo. No, Lucilla. Stiamo per concludere la pace. Solo questo vedrai. Preferirei morire piuttosto. Raccoglietevi la paglia. Svelte. Drusco. Ti ringrazio. Perché? Per tutto. Per la tua comprensione, per la paglia. E infine per la tranquillità che ci dai con la tua presenza. Ti senti più serena ora? Oh, sì. Bene, sono contento. In mia compagnia è proibito essere tristi. E domani? Non preoccuparti. Servia dice che il vero nome di Drusco è Filippo e che viene dalla Grecia. No, dalla Gallia. Dice che è un principe, amico di Porsenna. Questi non sono principi, sono mercenari. Gli altri forse, ma lui no. E sembra che sia stato anche a Roma. Sì, come schiavo. Lui? Ma è stato. Dicono che ha combattuto a Corinto e che ha fatto lo sterminio. Non è vero, ha salvato molta gente e ha liberato anche gli schiavi. Con te ha parlato molto, cosa ti ha raccontato? Nulla. E tu non gliel'hai chiesto? Perché dovrei chiederglielo? Sono affari suoi. Beh, finiamola con le chiacchiere, è ora di dormire. Ehi! Se vola una scintilla, finiamo tutti arrosto, spegnete. Attenta, è un colpo difficile. Devi riuscire a piazzarti qui, vedi? Sul 7. Passando fra questa e quest'altra. È necessario che la piastra si fermi qui. Sì, ho capito. Attenta, è un tiro difficile, molto difficile. Se sbagli abbiamo perduto la partita. Insomma, se fai così mi nervosisci. Hai ragione. Calmati, prendi tutto il tempo che vuoi. Alt! Adesso basta, è ora di tornare al lavoro. Governare i cavalli e portarli alla beverata non è divertente, ma dovete pur farlo, non vi serve. Avanti, andiamo! Non smettere. Via anche voi! Lucilla! Ho una buona notizia per te. Fra i tributi versati dai romani ho trovato i tuoi gioielli. Te li rendo. Non li voglio. Conservali, Stravos. Se riprenderemo la guerra, quest'oro contribuirà a distruggere Roma. Bene. Finora ero il solo a pensare così. Davvero? Adesso invece siamo due. Ecco qua. Grazie.
cosa hai preso tu? Sono per il mio cavallo. È incredibile, spariscono le armi adesso. Le avevo contate stamattina, non ne mancava nessuna. Stamattina c'era. Ma come possono essere sparite in poche ore? Che succede? Sono sparite diverse armi. Chi le aveva in consegna venga frustato immediatamente. Spettacolo per te questo. No, ti sbagli. Mi interessa. Su, muoviti! Quando ti sei accorto che erano sparite? Dopo il passaggio delle romane. Falli smettere. Basta! Non sono colpevoli. Perquisizione generale! Un momento. In questo campo comando io. Dopo Porsenna. E questo è un suo ordine. Voi là in fondo, vicino alla stagionata! Sorvegliate le uscite! Sono sopra il carro. Sul carro? Sotto il fieno. Perché lo hai fatto? Se tu un giorno dovessi partire, credi che saremmo sicure? No. Bisognerebbe restituirle immediatamente. Ma come? Comandante! Adunata! Ritengo responsabili i tuoi uomini. È la legge. 20 frustate, lo so. Più 20 per aver fatto punire altri ingiustamente. E con 20 si può anche morire. Drusco, dobbiamo rispettare la legge. Fai allineare i tuoi soldati e prelevane uno ogni 10. Sono stata io. Sono io responsabile. L'ordine l'ho dato io. Prendetela.
State pronti e attenti ai miei cenni. No, Porsenna! Aspettate voi. Ti domando grazia per questa romana. Se si tratta della vita, l'accordo. Ma deve essere punita. Lasciami decidere per te. Come vuoi. Scegli tu il castigo. Mi prometti che non interverrai? Sì. Tu sei donna e sai che io conto molto sulla sensibilità delle donne. Sceglierò un castigo adeguato alla vergogna che ho subito a Roma. A Roma mi hanno frustata e tu sarai frustata. Mi hanno esposta nuda. Davanti a tutti sarà esposta nuda anche lei. No! Non sono morta, lo vedi? Io lo preferisco. Anch'io lo preferivo, ma non mi hanno fatto scegliere. Prima la frusta, legatela! Fai il tuo dovere. Va. Con che diritto? Hai detto la frusta, ed è stata frustata. Adesso strappatele la tunica. Strappagliela tu. Una vecchia manovra dei barbari, la chiocciola. Che fate voi? Levatevi di qui! Allontanatevi! Devono vederla tutti! Perché la stai difendendo così? Nessuno ha difeso me quando ho subito la stessa umiliazione. Con quale diritto tu impedisci i miei ordini? Non impedisco proprio nulla. Clelia è nuda in luogo pubblico. Questo non ti basta? Dammi il tuo mantello. Vuoi camminare? Vieni. Hai permesso a Drusco cose che non permetteresti a nessun altro. Perché? Ti avevo promesso di non intervenire. L'hai voluto tu. Mi hai salvata. Ah, ci siamo. Perché sono Patrizia? No. Lo avresti fatto se fossi una schiava. Senza dubbio. Anche se fossi sposata. Anche. Se fossi vecchia? Sì. Brutta? Certo. Sono contenta che sia stato proprio tu a salvarmi. Questo dimostra che siamo contenti uno dell'altro. Che stupidi. Anche in questo siamo d'accordo. Buono, sai? Da dove vieni? Da lontano, molto lontano. È bello il tuo paese? Oh, sì. Bellissimo. Foreste. Foreste dappertutto. E grandi fiumi lenti. Al mio paese, poi, vedi, c'è un'aria diversa. Si respira un'aria diversa. Bello, sì. Molto. Parla. Mi vuoi aiutare? Lo voglio. Hai riflettuto? Sì. Non poni condizioni. Dimmi cosa devo fare. Non c'è tempo da perdere. Il
mio progetto va messo in atto domani sera durante la festa al campo, ma è necessario allontanare prima i barbari, insieme al loro capo. Andrai da Porsenna. A me non dà più ascolto. Ricordagli come si sono comportati i barbari oggi. Digli che il loro esempio ha turbato la disciplina nel campo. Che tutti gli altri soldati sono infuriati contro di loro e sarebbe bene allontanarli dal campo. Al più presto. È questo che devo dire? Questo. E se fosse necessario, urla, piangi. Porsenna è uno di quegli uomini che non sanno resistere alle lacrime femminili. Non dubitare. Ci riuscirò benissimo. La casa dove abito io è proprio accanto al foro. È molto bella, sai. Grazie. Tutto intorno ha giardini, alberi, grandi prati. Anche l'aria è buona, sai. Aria di campagna. Senti, alla fine della guerra, perché non vieni a Roma? Ti piacerebbe, sai? Sono certa che ti piacerebbe. Dimmi, a casa tua ci sono porte? Beh, certo. E attorno al giardino ci sono muri di cinta, palizzate, barriere? Altissime. Lo immaginavo. Trusco! Trusco! Tu e i tuoi dovete lasciare il campo, ordine di Porsenna. Davvero? Avete turbato la disciplina e perciò ha deciso di allontanarvi, tutto qui. Allontanare me? Per molto? Fino alla pace. Destinazione? Presidio di Veyer. Quando? Domani, al tramonto. Ho turbato la disciplina del campo. È Porsenna che ha inviato un mio amico per comunicarmi la sua decisione. Sì. E tu approvi? Drusco, devi partire. Non preoccuparti. Ti assicuro fin d'ora che sarà la mia guardia personale a vegliare sugli ostaggi. Un'osservazione. Nessuna osservazione. Devi partire, ho detto. Sarà una lunga cavalcata. Preparati. Addio. Frasnal, tu non discuti mai gli ordini di Porsenna. Ma questo non ti va giù. Ho sentito. Quando ti rivedrò? Ci sono porte a casa tua, già. Ma sono sempre aperte. Forse ci rivedremo a Roma. Bella notte, vero? Vengo per congedarmi da te. Noi non ci conosciamo. Buon motivo per fare conoscenza. L'ora è propizia. Senti che pace. Un attimo rubato al sonno della guerra. Oh, come parli bene. È in guerra che hai imparato a parlare così. No, no, è in prigione. C'erano poeti, filosofi. La stessa prigione dove sei stata tu, quella sulla collina. Dove si gela d'inverno e si brucia d'estate. Ricordi comuni. Solidarietà di ex prigionieri. È il mezzo che hai scelto per disarmarmi. No, perché disarmarti? Sei mia nemica? Tu non hai colpa del provvedimento preso contro di me? Sì. Ah. Ti sei voluto mettere fra Clelia e me. Non ti ha fatto nulla, Clelia. Non puoi odiarla. È Roma che tu odi. Sì, è vero. Che altro vuoi dirmi?
che queste ore sono fatte per l'amore. Sei venuta ad offrirti? Oh, no. So che ami un altro. Non lo amo più. Permettimi di dubitarne. Vuoi che ti dimostri il contrario? Per tutta la vita non lo perdoneresti né a te né a me. Allora perché sei venuto? Per costringerti ad ammettere verso te stessa che ti manca tutto da quando ti manca Publicola. Che cosa fai? Prendo il suo posto. Sei pazzo. Se lui fosse qui ora e avesse qualche pena, tu lo tranquillizzeresti, lo consoleresti, seguendo la tua vera vocazione. Perché mi rinfacci la mia pena? Perché tu smetta di fingere. Tu smetta di odiare. Non ne hai la vocazione. Un uomo di guerra che predica la pace. Ne ho bisogno. Per la tua Clelia? Sì. Mi aiuterei? No. Sì. Parto e l'affido a te. La proteggerai tu. Non posso fare nulla. Tu puoi molto. Hai provato che puoi molto. Sì, ma non voglio. Addio, Lucia. Quanto ho di più caro rimane qui. Tornerò a riprenderlo dalle tue mani. Trattieniti quanto più puoi qui al campo. Al minimo segno di quello che io temo, mi raggiungerai. Bene. Possibile. E di che? Ho paura. A me. Il guerriero che non beve è un pulcino della neve. Vino di Samo. Lo hai distribuito generosamente. Aspetta e vedrai. Presto produrrà i suoi effetti. La guerra è finita da poco. Per divertirsi sentono il bisogno di combattere. È sconfortante. Fate bere i cavalli. Come? Ci fermiamo già. Non c'è fretta. Tutti a terra. Bevete, bevete pure.
Stravos, quando saranno ubriachi, che succederà? Dimenticheranno la disciplina. E allora? Cercheranno un po' d'amore. Completerà il programma. Su, non fare quella faccia. Sei contento di Porsenna, va a dirglielo personalmente. Avanti un altro. Prima lo dico a te. E se continui su questo tono, ti tiro il collo. Vecchio animale! Portatelo via. Calma, calma, amici, ascoltatemi. Ma che vuoi fare? Approfittare della confusione. Questo fieno può essere la nostra salvezza. Su, svelte! Vogliamo essere trovati! Soldati, io vi capisco, ma quello che hanno detto non è vero, non può essere vero. Nessuno di voi ha il diritto di andarsi a ripagare laggiù, sopra gli ostaggi. Amici miei, siamo compagni d'armi, non potete comportarvi come bestie. Macchiereste così la nostra vittoria. Sono ragazze giovani, belle, rispettatele. Pensate alle loro famiglie, le più onorate di Roma. Capisco che possiate desiderarle. È una cosa naturale, ma pensate al loro spavento, alle loro lacrime, al loro pudore offeso. Ed è falso! È falso che le guardie etrusche ne abbiano già fatto scempio, hanno avuto la loro paga! E non sarebbe giusto che approfittassero anche di un bottino di guerra. Hanno avuto la paga! Noi abbiamo diritto di rifarci sul bottino di guerra! Una cosa simile. E se anche fosse vero, voi non imitereste una così bassa azione! Perché non dovremmo farlo? Soldati, si approfittano soldati, sempre di tutto! Siate generosi! Andiamo al recinto degli ostaggi! Basta con le chiacchiere! No, Stravos, questo no! Sì, Lucilla,
l'irreparabile. Solo questo può fare scattare l'orgoglio dei romani, costringerli a riprendere la guerra e perderla. Sei ignobile. Siamo ignobili. A cavallo. Come? Hanno approfittato della confusione di stasera. Responsabile sei tu, provvedi. La mia guardia le insegue, ma occorrono altri prendi uomini. Prendi quelli che vuoi, sbrigati. Thank you.
Fermatevi! Vi ordino di fermarvi! Tornate indietro! Quando evadono gli ostaggi, la tregua si interrompe e si riprende la guerra. Ma perché quelle fanciulle sono scappate? Legittima difesa. Non ribellione alle condizioni di ostaggio. Per salvare il loro onore. Invece di riconoscere la nostra condotta imperdonabile, parliamo di combattere. La legge della guerra. È assurdo. Io rinuncio agli ostaggi. In questo modo perderai tutti i tuoi alleati. Nessuno ti approverà. Non vorrei fossi tu responsabile dei disordini di questa notte. Perché quella distribuzione ineguale delle paghe? Un equivoco. Hanno capito male i miei ordini. Lo spero. Devo crederti. Lo devo. Se no dovrei farti tagliare la testa e gettarla al foro di Roma ai piedi di quelle fanciulle. È necessario riprendere le ostilità. Sii ragionevole. Ha ragione. La ripresa delle ostilità è inevitabile. Rasnal, raduna le truppe. Tutte. Vuoi anche l'appoggio dei latini? Lo compro col mio oro, l'oro di Roma. Non avrei dovuto ascoltarti, Lucilla. Drusco solo avrebbe potuto evitare tutto questo. Non dici nulla? Hai ragione. È meglio. Addio, Porsenna. Torno fra la nostra gente. A casa mia. Volevi restare per assistere alla fine di Roma? Oh, ti prego. Tu non partirai. È un ordine. Vieni. Guarda tutti quegli uomini laggiù, giovani, pieni di vita. Quanti saranno ancora vivi domani? Io non volevo questo. Lo hai voluto, senza rendertene conto, forse. Il primo a cadere potrebbe anche essere Publicola. Resterò. Sarà la mia punizione. Il Senato e i consoli devono la verità al popolo. I romani dovranno versare altro sangue e altre lacrime. La pressione etrusca diventa sempre più minacciosa. Non possiamo tentare alcuna manovra per attaccare il nemico alle spalle. Possiamo solo resistere all'assedio, raddoppiando le nostre forze. Dobbiamo essere pronti a tutti i sacrifici se vogliamo conservare la fierezza di cittadini liberi. In questo momento, il destino di Roma e di tutti noi è affidato solo a pochi uomini, comandati da Orazio Coclite, che vegliano sul ponte Sublicio. Manda noi come rinforzo. Impegnare il tuo reparto in un simile combattimento sarebbe una pazzia. Tenteremo di attaccarli alle spalle. E come faresti? Passando per la cloaca. Sarebbe una pazzia, ho detto. Tu e il tuo reparto rimarrete qui in attesa di ordine, senza discutere. Bruto! I ragazzi del ginnasio chiedono di essere armati. Armali e mandali al ponte. Si parte! Il console ha dato il suo consenso? No, si è dato l'ordine di attendere. Chi vuole obbedire è padrona di farlo. Le altre invece si sbarazzino di tutti gli oggetti ingombranti. Scudi e giavellotti sono di troppo. E adesso seguitemi. La galleria porta direttamente al Tevere. Sbucheremo così di sorpresa le spalle del nemico. A chi di voi per paura preferisce la schiavitù, auguro ore felici tra le braccia degli Etruschi.
Aspettate voi che ci buttino in acqua? Attaccano le ragazze!
Etrusco è impazzito. Si schiera per proteggerle. Peggio per lui. Caricate! Fermi! Fai suonare la tregua. La tregua? Sì, Etrusco ha ragione. Né vincitori né vinti, la battaglia è finita. Suonate la tregua! Nemico, senza scorta né armi. L'orgoglio di Roma. All'eredità etrusca dobbiamo le migliori qualità. L'orgoglio è un nostro difetto. Roma ne fa una virtù. Perché hai ordinato la tregua? Per impedire una sconfitta e l'astio di una rivalsa. La base è molto solida. Vi costruiremo sopra i nostri destini. Entra. Da solo. Porsenna, sono molto contento di te. Anch'io. Perché non vuoi parlare? Rispondi. Lucilla. Il tuo rancore è assurdo. Ti prego, voltati almeno. Che io possa leggere nei tuoi occhi quello che non dici. Non ci lasceremo mai più, vero? In nome del Senato e del popolo, ti offro quello che vuoi. Così Roma intende provarti la sua riconoscenza. Scegli il palazzo più bello, il campo più fertile, la dignità che preferisci, quello che vuoi è tuo. Qualunque cosa? Sì, qualunque cosa. Un barbaro potrebbe sposare una donna romana? Un barbaro? Sì, un barbaro. Beh, secondo di quale barbaro si tratta? Quel barbaro sono io. E questa donna romana quale sarebbe dunque? Nessuna. Come nessuna? Perché nessuno ha detto il suo parere. Glielo chiedo subito. Dovrò avere il tempo di riflettere. Clelia, cerchiamo di semplificare le cose, te ne prego. Bruto, celebriamo il rito. Conosco bene la formula. Clelia, figlia primogenita di Caio Valerio. Mi vuoi per sposo? Mi vuole? Io, Brusco, l'accetto? Sì, l'accetto. In nome del Senato e del popolo di Roma, tu ci dichiari perciò uniti in matrimonio. In nome del Senato e del popolo... Grazie, grazie, fatti. Thank you.